ragazzi, continuiamo con le lezioni di storia romana. E questa è la terza lezione e oggi parliamo della conquista da parte di Roma, diciamo dell'Italia dalla pianura padana fino alla punta Reggio Calabria. Siamo all'incirca tra il 390 e il 270 a.C. In questo arco di tempo, poco più di un secolo, Roma prima attraversa una fase molto molto delicata, molto difficile. Dopo supera questa fase e si lancia alla conquista dell'Italia, soprattutto la parte meridionale, ma non solo. Diciamo che siamo quasi contemporaneamente alle lotte tra Patrizi e Pio Dei, che abbiamo visto nella lezione precedente. La fase più acuta delle lotte tra Patrizi e Plebei è già superata. Voi fate conto che la legge fondamentale che diciamo mette d'accordo i Patrizi e Plebei è del 367. Dopo il 367 la situazione si stabilizza e dopo il 367 Roma, diciamo, normalizzatasi e tranquillizzatasi, perché Patrizi e Plebei se li suonavano di santa ragione, erano anche scontri armati molto feroci. Dopo il 367 Roma si lancia alla conquista dell'Italia, dopo un grande scampato pericolo. Ora lo vediamo. In questa fase ancora Roma è una città del Lazio che cerca di ingrandirsi, di espandersi, ma che controlla poco meno di un terzo, diciamo, del Lazio, quindi è una città piccola. In questo periodo le grandi potenze sono altre. In questo periodo abbiamo Alessandro Magno, che ha un impero da Atene quasi fino all'India. Quindi questo, per capire, è ancora la fase di grandissimo splendore di Roma, non è nemmeno cominciata. Però comincia nel IV secolo. Il IV secolo, innanzitutto, dobbiamo dire, comincia male. Comincia male con due sconfitte molto molto umilianti anche, diciamo, per il patriottismo romano. La prima di questa è stata patita ad opera dei Galli, capeggiati da Brenno. I Galli erano un popolo guerriero molto forte, che erano i Celti, i Romani li chiamavano i Galli, che venivano diciamo dal nord Europa, dal nord tra Germania e Francia, e a un certo punto, siccome erano popoli seminomadi, cosa vuol dire seminomadi? Erano popoli che si spostavano ogni 30, 40, 50 anni, quindi sfruttavano le terre non in maniera intensiva e quindi vivevano di allevamento e soprattutto di saccheggio. Il saccheggio non è altro che andavano nei popoli vicini e andavano a rubare. Questo era. E purtroppo per i popoli vicini era un popolo molto forte dal punto di vista militare, era un popolo guerriero e quindi era un popolo molto pericoloso. A un certo punto, visto che nel nord Italia non c'erano gli Etruschi, la potenza etrusca che riusciva a contenere i Celti e i Galli hanno detto che sono la stessa cosa, e quindi ebbero vita facile e si spostarono verso sud. E gli Etruschi, abbiamo detto, che piano piano decadono fino ad essere inglobati nella città di Roma. E quindi si spostano. Era diciamo una migrazione di popoli, come ce ne sono state nella storia centinaia. Migrazione di popoli che nella maggior parte dei casi avveniva quando è per saccheggio, avveniva per rubare. Quando popoli interi si spostano, avveniva per variazioni climatiche. Le variazioni climatiche ci sono sempre state, non solo ora. Quelle sono variazioni climatiche naturali, quella che stiamo vivendo noi ora è una variazione climatica artificiale dovuta alla mano, allo zampino dell'uomo, diciamo così. Quindi questi popoli scendono e si stanziano fino in pianura padana. Una tribù, attenzione, i Galli non stabilivano un intero, non
non c'era il re dei Gallia, erano diverse tribù tra di loro che si scannavano tra di loro molto molto feroci. Se avessero unificato le loro forze e ci fosse stato un solo regno dei Galli o dei Celti, sarebbero stati molto pericolosi. Per fortuna si dividono tra di loro. Una di questi, delle tante tribù guerriere dei Galli che si era stanziata vicino Semigallia, a un certo punto ha una gran bella idea: andiamo a Roma, andiamo a saccheggiare Roma. Loro non vogliono conquista, non vogliono terra, anche perché abbiamo detto le terre le lasciavano ogni 30-40 anni, quindi non volevano creare un impero forte, un vero territoriato. Allora interessava il saccheggio. Capeggiati da Brenno, nel 390 a.C. giungono a Roma, saccheggiano Roma ed è un disastro ed è anche un colpo all'immagine di Roma. Ancora Roma abbiamo detto che era rispettata soltanto nel Lazio, ma fu un colpo molto duro. Addirittura Roma fu abbandonata. E diciamo si rifugiarono i romani nella collina del Campidoglio, che era quella meglio protetta, da mura era più facile, più difficile da espugnare. Per fortuna dei romani, i Galli a un certo punto, dopo aver saccheggiato ferocemente la città di Roma, decidono di andarsene, anche dietro un pagamento di un riscatto. Noi ce ne andiamo se voi ci date tanto. I romani pagano, altrimenti sarebbe stata la fine, e i Galli decidono di tornarsene al nord Europa, il nord della Francia. E Roma in questo periodo, nel 390 a.C., ancora rischia l'esistenza. Se i Galli avessero voluto, Roma sarebbe stata annientata. Questa è per cercare di capire ancora a che livello è Roma. Ci vollero parecchi decenni per riprendere l'immagine che aveva Roma. A un certo punto si fa difendere dalla Lega Latina, piano piano, dopo mezzo secolo ci vuole per riprendersi, si mette nuovamente a capo della Lega Latina. Il corpo impresso da Brenno e dai Galli comincia a scomparire nella memoria degli uomini, e Roma diventa, nel 340 a.C., cioè un'insurrezione delle altre città latine, e Roma riprende il controllo del Lazio. Ma diciamo, abbiamo detto, siamo 50 anni dopo il saccheggio di Roma da parte di Brenno. Ci vogliono 50 anni per riprendersi. A un certo punto, dopo lo scampato pericolo e soprattutto dopo essere ritornata alla città più forte e più importante del Lazio, Roma nel frattempo, abbiamo già detto, risolve il problema dei patrizi e dei plebei. Roma a un certo punto si lancia alla conquista del meridione d'Italia, soprattutto delle città della Magna Grecia. Le città della Magna Grecia sono le colonie greche della Campania, della Calabria, della Puglia, per intenderci. Vabbè, lo sapete, però è sempre meglio specificare. Erano città, erano colonie greche molto ricche, però erano divise, quindi militarmente non erano forti, però erano molto ricche perché erano inserite all'interno dei circuiti commerciali della Grecia. E Roma si mette in testa che deve andare a disturbare queste colonie greche. Il problema è che c'era un altro popolo che aveva messo gli occhi sulle colonie greche, ed erano i Sanniti. I Sanniti avevano una lega, così come nel Lazio c'era la Lega Latina, tra l'Abruzzo e il Molise c'era la Lega Sannita, che raccoglieva tutta una serie di villaggi che erano arroccate nelle montagne, appunto tra l'Abruzzo e il Molise. La Lega Sannitica era più forte e più grande di Roma, quindi Roma dovette faticare quasi un secolo per avere la meglio sui Sanniti. Entrambi volevano andare a conquistare le città della Magna Grecia, perché erano ricche ed erano deboli, perché erano divise tra di loro. Le guerre sannitiche sono tre. Vado a leggere le date perché sinceramente
Io ci sono alcuni miei alunni che mi dicono: non amo molto la storia perché non ho memoria. Non c'entra niente, la storia non c'entra con la memoria, nemmeno io ho memoria. Ma le singole date non vogliono dire niente, non è che la storia è un quiz. Quindi le guerre sannitiche sono tre. La prima guerra sannitica è combattuta tra il 343 e il 341 a.C. Non perché sono importanti, ma è meglio, diciamo, collocarle nel tempo. La seconda guerra sannitica tra il 326 e il 304. La terza guerra sannitica dal 298 e il 290. Quindi ci mettono, no, prima avevo esagerato, avevo detto un secolo, ci mettono 53 anni. Allora, la prima guerra sannitica, quella tra il 343 e il 341, finisce con nulla di fatto. Ci sono le prime scaramucce, una vittoria da parte dei Romani e una vittoria da parte dei Sanniti, si mettono d'accordo e finisce. La seconda guerra sannitica, invece, durante la seconda guerra sannitica i Romani subiscono la seconda umiliante sconfitta 50 anni dopo quella del saccheggio di ed è le forche caudine. Cosa sono le forche caudine? I Sanniti riuscirono a incalanare, a tendere una trappola ai soldati romani, che furono fatti passare una specie di strettoia naturale sopra la quale c'era un tetto fatto con le lance incrociate. Quindi i romani, incanalati in questa specie di imbuto fra le montagne dell'Abruzzo, di sopra i soldati sanniti con le lance, e i soldati romani passavano lì seminudi, insultati, delisi, fatti prigionieri, e quindi è una sconfitta molto molto umiliante 50 anni dopo quella di Brenno. E quindi la seconda guerra sannitica si risolse in una sconfitta, una pesante sconfitta da parte dei Romani. I Romani però sono testa dura, se si mettono in testa una cosa, prima o dopo la devono fare. La terza guerra sannitica viene combattuta tra il 298 e il 290, e questa volta i Romani hanno la meglio, ma perché capiscono che devono cambiare tecnica militare. Loro schienavano l'esercito in campo aperto, facevano una specie di gruppo compatto. Ora, se io sto andando a combattere in pianura padana, è chiaro che schiero l'esercito tutto compatto, rannicchiato. Se io invece devo andare a combattere tra i monti, è chiaro, tra il bosco e la foresta, non posso combattere con l'esercito schierato, perché ci sono le imboscate nei monti. Volevo dire nelle montagne, invece è uscito nelle monti. Nei monti, non, se schieri l'esercito è coperto, non è che lo vedi, e quindi c'erano le imboscate come quelle delle forche caudine. Allora i Romani capiscono che dovevano cambiare la tecnica militare, e lo fanno, perché combattono in piccoli gruppetti, come se fosse una sorta di guerriglia, e sono loro a tendere la trappola ai Sanniti e ad avere la meglio. I Romani, come spesso fanno, o meglio, come hanno fatto sempre, quando c'è da conquistare un territorio, la prima cosa che fanno una strada. Infatti hanno fatto la Via Appia, una strada per controllare meglio il territorio, per far passare le truppe, per avere migliori rifornimenti. E hanno costruito la Via Appia, che poi è una via maestosa e durata parecchi, un millennio sicuramente. Alla fine, nel 295 a.C., in Umbria, a Sentino, i Romani riuscirono a sconfiggere i Sanniti. Attenzione, perché qua c'è una cosa importantissima per capire il successo che poi avranno i Romani. Nell'antichità, quando uno conquistava un territorio, cosa faceva? Si comportava in maniera feroce, riduceva in schiavitù la popolazione, li tassava, lasciava l'esercito per controllare la popolazione. Chiaramente una popolazione trattata in questo modo alla prima occasione insorgeva, non ci sono dubbi su questo, perché era trattata malissimo.
I romani questo non l'hanno mai fatto, lo fanno poi nelle province, ma in Italia non l'hanno mai fatto. I romani stringevano un patto con le popolazioni conquistate, con la popolazione dell'Italia, attenzione, le popolazioni fuori dell'Italia non lo fanno. Nelle popolazioni conquistate in Italia stringono un patto chiamato feus. Infatti venivano chiamate città federate. Allora, Roma diceva: puoi fare quello che vuoi, puoi le tue religioni, i tuoi usi, le tue leggi, anche puoi riscuotere le tasse. L'importante è che non devi avere una politica estera per i fatti tuoi. Allora, non devi dichiarare guerra a Roma, ma se uno era trattato bene ed era lasciato in pace, non c'era il motivo di dichiarare guerra. Quindi numero uno, le città federate, vuol dire con le quali Roma stringeva un patto, allora erano obbligati a firmare questo patto, eh? Però il patto era fatto bene, quindi non dovevano dichiarare guerra a Roma, non dovevano dichiarare guerra ad altre nazioni senza il permesso di Roma, e soprattutto se Roma fosse stata in pericolo, loro sarebbero stati obbligati ad intervenire. Fatto questo, erano tranquilli. Infatti, quando nei gravi periodi di crisi, faccio un esempio, poi lo vedremo, Annibale, che Annibale cerca di fare insorgere le popolazioni dell'Italia contro i romani, molti non insorgono, perché dicono: ma se io sono trattato così, perché devo insorgere? Questa è la chiave per comprendere perché l'impero romano dura un millennio. L'impero un po' di meno, tanti anni, parecchi secoli, così non sbagliamo. Perché soprattutto le popolazioni italiane vengono trattate in maniera che non c'era nell'antichità da nessun'altra parte? Ci siamo? Ora, dopo aver conquistato, tra virgolette abbiamo detto, dopo aver stretto un patto di alleanza con i Sanniti, che erano diventati dei federati, si può allargiare finalmente alla conquista delle città della Magna Grecia, come abbiamo detto prima, che abbiamo detto che sono ricche e deboli. La città su cui Roma aveva messo l'occhio era la città di Taranto, che era una colonia molto importante, con un porto molto importante, dal quale c'erano parecchi traffici commerciali tra Oriente ed Occidente. All'inizio Roma con Taranto aveva un patto commerciale. A un certo punto Roma fa una provocazione: le navi romane, le navi da guerra, diciamo così, tra virgolette, si mettono a passeggiare ed entrano nel porto di Taranto. Loro dicono: bah, non stiamo facendo niente. È vero che non stavamo facendo niente, ma una città come Taranto capisce che Roma sta cominciando a mettere gli occhi sul Taranto, e quindi, questo siamo nel 282, Roma provoca la città di Taranto, e allora Taranto, per farsi difendere, chiede aiuto a Pirro, che è il re del regno dell'Epiro. L'Epiro era una regione nel nord della Grecia, nella parte settentrionale, nella parte continentale. Pirro era felicissimo di intervenire, perché lui aveva messo gli occhi sulle colonie greche, soprattutto quelle tra le più ricche di tutti, che erano quelle siciliane. Quindi, intanto io ci metto un piede in Italia, nel sud Italia, tramite Taranto, che mi ha gentilmente chiesto aiuto, e poi piano piano me ne vado in Sicilia. Nel 280 a.C. Pirro arriva in Italia, e arriva in Italia con un esercito molto forte e soprattutto con quelle che sono passate alla storia, i famosi elefanti di Pirro, che lui andava a prendere in Oriente. I romani non avevano mai visto una cosa del genere, anche i cavalli si spaventano, ad una, diciamo, come posso dire, ad un'avanzata degli elefanti. Non erano tantissimi, non erano
centinaia, però è chiaro, una ventina di elefanti che si mettono a correre, i cavalli si terrorizzano e scappano. Anche per questo motivo, ma non solo, perché Pirro aveva un esercito molto forte e collaudato, Pirro riesce a sconfiggere i Romani e poi gli chiede una pace in fretta e in furia, anche se la situazione non era pacificata, perché lui, abbiamo detto, che se vi ricordate poco fa, che lui aveva l'idea di andare a prendere la Sicilia, quindi si sbarazza dei Romani velocemente, a lui di Taranto non gliene fregava nulla, si sbarazza dei Romani velocemente e se ne va in Sicilia. E quindi mentre lui è in Sicilia i Romani si organizzano. In Sicilia c'era una questione particolare, la Sicilia era divisa in due, la parte orientale, diciamo, capeggiata da Siracusa, era in mano ai greci, alle colonie greche. La parte occidentale, quella diciamo del Palermitano, era in mano ai cartaginesi. Entrambi, sia cartaginesi che siracusani, c'era anche Agrigento molto forte, volevano tutta la Sicilia e quindi greci e cartaginesi si scontravano tra di loro. A un certo punto Pirro, abbiamo detto, va in Sicilia perché vuole conquistare tutta la Sicilia e si scontra con i cartaginesi. E Roma, per contrastare Pirro, si allea con i cartaginesi. Allora, scusatemi, forse sono stato un po'. Pirro scende in Italia nel 280, viene in Italia, sconvince i Romani velocemente e se ne va in Sicilia. La Sicilia era divisa tra cartaginesi e greci, Sicilia orientale i greci, Sicilia occidentale i cartaginesi. Pirro, quando scende, innanzitutto cerca di sconfiggere i cartaginesi. I Romani a questo punto si alleano con i cartaginesi contro Pirro, Romani e cartaginesi insieme contro Pirro. A un certo punto i Romani riescono a, insieme ai cartaginesi, a sconfiggere Pirro, il re dell'Epiro, e lui poi se ne torna indietro. Lui di Taranto non gliene fregava niente, voleva l'idea, voleva la Sicilia. Siccome viene sconfitto, se ne ritorna. A quel punto Taranto, senza essere difesa da Pirro, è facile preda dei Romani, che cominciano a conquistare ad una e a scendere verso sud tutte le colonie greche, che abbiamo detto che erano ricche, ma erano, diciamo, divise tra di loro. Nessuna colonia greca sarebbe intervenuta a difesa dell'altra, perché si odiavano, e quindi i Romani cominciano a scendere fino al 270 a.C., che data nella quale Roma conquista Reggio Calabria, quella che è l'odierna Reggio Calabria. Quindi conclude tutta la penisola italiana. Quindi siamo partiti dal 390, quando ancora Roma è in pericolo di vita con Brenno. Nel giro di poco più di un secolo riesce a sistemare la questione tra patrizi e plebei e conquista tutta la penisola italiana. E a un certo punto, dal punto di vista politico, si capisce che Roma ormai non è più una città-stato, non è che controlla un territorio molto, molto piccolo, controlla un territorio molto, molto grande. E però, qual era il problema? Che la Repubblica Romana era cambiata, perché era molto più grande di prima, solo che era gestita nello stesso modo, era gestita soprattutto dal Senato, e il Senato con tutta l'organizzazione della Repubblica Romana, non so se ve lo ricordate, nella lezione precedente abbiamo parlato di come era gestita la Repubblica Romana,
era una repubblica gestita in maniera molto molto complessa, due consoli ogni volta, ognuno doveva controllare l'altro, il senato doveva scegliere, e il popolo esprimeva i propri voti, non per ripetere quello che abbiamo detto prima, era una gestione molto complessa. Più si ingrandiva la Repubblica Romana e più questa gestione così difficile, così lenta, non reggeva, e quindi cominciano i primi problemi. E poi vediamo che un secolo e mezzo, questi problemi esplodono, ma poi lo vediamo nella lezione successiva. Tutte le terre conquistate, abbiamo detto, venivano divise in due parti. O venivano fatti dei municipi, cioè dire venivano inserite all'interno del territorio della Repubblica Romana, e quindi avevano tutti i diritti della Repubblica Romana. Pagavano meno tasse, non potevano essere condannati se non con un processo da parte del Senato, potevano essere condannati a morte senza un processo da parte del Senato. Potevano affittare l'ager publicus, dopo in seguito vedremo che avevano il grano gratis, quindi essere cittadino romano aveva grandi vantaggi, quindi i municipi. Invece c'erano le città federate, di cui abbiamo già parlato, non erano cittadini romani, però erano diciamo delle città che venivano gestite e venivano controllate da Roma in maniera molto molto pacifica, se insorgevano Roma era ferocissima, ma se non insorgevano la situazione era tranquilla. Quindi abbiamo detto, dal 390 al 270 a.C. Roma conquista buona parte della penisola italiana. Nella prossima lezione vedremo come Roma si lancia alla conquista del Mediterraneo, e quindi la prima cosa di tutti, chiaramente, la Sicilia, che diventa la prima provincia. E parleremo delle guerre puniche. Vi ringrazio, vi ricordo che c'è nel mio sito www.adrianodigregorio.com, ci sono i riassunti delle lezioni, questi di storia romana non ci sono, e sinceramente non me la sento di promettere cose, perché comincia ad essere faticoso. Però tutte le altre, la parte del Novecento, le lezioni di letteratura italiana, sto quasi per completarle, ma ho preso l'impegno e lo farò, questo non lo so. E c'è anche il gruppo Facebook, le lezioni di Adriano Di Gregorio, se qualcuno di voi volesse chiedere qualunque cosa, chiarimenti, spiegazioni, cose che non mi convincono, io rispondo praticamente sempre. Grazie a tutti!